Dopo tantissimi anni, perché siamo fermi qui dal 2011, finalmente oggi vediamo un cantiere attivo che con contributi del PNRR piuttosto che della Regione porterà a compimento un'opera importante. Abbattuti i vecchi edifici degli anni 50 con alloggi piccoli e vetusti, tra le vie Gemona e Gradisca nel rione di Gretta era rimasto un grande spiazzo inutilizzato che ora sarà oggetto di riqualificazione con un investimento complessivo da 20 milioni di euro in parte dal PNRR e in parte da fondi di bilancio dell'ATER. Il progetto prevede 86 unità abitative al posto delle 144 presenti in precedenza, con appartamenti quindi più grandi. Avremo 86 alloggi nuovi per 250 persone circa che ci abiteranno, con parcheggi interrati, con parcheggi ovviamente anche all'esterno, con un 35% di verde in più nell'area, perciò piantumazioni piuttosto che strade o comunque la viabilità anche per quanto riguarda non solo le vetture, ma anche per quanto riguarda le persone disabili, perciò tutto fatto a regola d'arte. Questo intervento ormai fa sue quelle che sono un po' le caratteristiche degli ultimi nostri interventi. Quindi dare molta attenzione sia all'aspetto distributivo degli alloggi, sia al numero di stanze e di abitanti che possono quindi essere ospitati, che il fatto che la parte tecnologica è particolarmente curata per garantire un efficientamento energetico al passo con i tempi. L'inizio dei lavori, a lungo atteso, è stato annunciato in una conferenza stampa sul posto alla presenza del presidente dell'ATER Novacco e dell'assessore comunale al bilancio Bertoli, presenti anche numerosi consiglieri circoscrizionali e residenti della zona. Non è solo di ricostruzione, ma di riqualificazione e di rigenerazione urbana. Basti pensare alle tecnologie all'avanguardia che saranno utilizzate per la costruzione degli appartamenti, agli impianti fotovoltaici, o basti pensare anche della scelta di incrementare rispetto al precedente situazione del 35% le aree verdi, creando in questo modo, insomma, le condizioni per un quartiere molto più vivibile sia per le nostre famiglie, sia per i nostri anziani e i nostri bambini. I lavori dovranno concludersi entro il dicembre del 2025.